fuoco, lo scoppio, una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. È un pomeriggio, un venerdì pomeriggio da bollino rosso per la città di Venezia. Poco dopo le 14.30 i vigili del fuoco sono intervenuti sul Ponte della Libertà per l'incendio di un bus TVO che effettua il servizio di collegamento tra l'aeroporto di Treviso e Piazzale Roma e diretto proprio a Venezia. Era partito alle 13.15 da Treviso e dopo una sosta a Mestre in cui sono scesi quasi tutti i passeggeri è ripartito per Venezia con 8 persone a bordo. Il conducente, accortosi che qualcosa non andava, si è fermato facendo scendere tutti appena in tempo. Poi l'esplosione. Lui stesso, con sangue freddo, ha provato a spegnere le fiamme con l'estintore in dotazione, ma ormai divampavano. Ecco, non so cosa è successo, ho preso fuoco al pullman. Tutti salvi, riuscito a salvare tutti e basta. Disastro. In breve sono giunti da Mestre i vigili del fuoco con un'autopompa, 2 autobotti e 10 operatori che hanno spento le fiamme. È una situazione molto impressionante perché è stato un incendio pesante e i danni alla linea ovviamente sono stati, si è bloccato tutto il sistema. La cosa che ci tengo a dire almeno, insomma, la capacità dell'autista, insomma, sono stati salvati tutti i passeggeri, non c'è nessun ferito, che per noi intanto è l'elemento fondamentale. Abbiamo ovviamente già registrato notevoli danni sulla struttura legata al tram perché hanno preso fuoco sia i cavi che la parte a terra. La linea non verrà ripristinata prima di mercoledì-giovedì e in assenza del tram ci sarà il bus sostitutivo. La viabilità verso Venezia è rimasta bloccata fino allo spegnimento delle fiamme, paralizzando il traffico. Sul posto la polizia di Stato e quella locale. Non c'è via di fuga e questo è uno degli elementi della grande debolezza del Ponte di Libertà, ma ovviamente non è ciò che conta, insomma, che abbiamo una ciclabilità, una pedonabilità che ci consente anche di salvare il salvabile e questa è la cosa fondamentale. È evidente, si blocca perché è un elemento di unione tra due realtà, quella che è la terraferma della città di Venezia con il centro storico della città di Venezia, e non c'è scampo perché ovviamente poi il riflesso è stato anche sulla linea ferroviaria perché l'incendio era di una grande portata e molto pesante. Un profondo ringraziamento alla nostra polizia locale, alle forze dell'ordine, ma in modo particolare ai vigili del fuoco per il loro pronto intervento. Al vaglio dei tecnici le cause dell'incendio che ha completamente distrutto il mezzo.